Konnichiwa cari giappo amici e benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre il vostro Giappo Gamer e benvenuti quest'oggi qui su Fairy Tail per continuare questa avventura in questo gioco di ruolo giapponese, oserei dire vecchio stampo, con prente battaglie a turni. E allora siamo giunti esattamente al episodio numero 61 in questa serie. Chissà cosa accadrà quest'oggi a Natsu e al suo team di eroi della Fairy Tail. Comunque sì, mi consiglio come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Fairy Tail. Ok, cari giappamici, eccoci qui dove siamo lasciati nell'ultimo episodio. Allora siamo con Erza. Ecco che ha a che fare con questi. Vediamo un po' di affrontarli, va? Sì, dai, coraggio, coraggio, sì, speed up. Allora, beh, Small Salve 56 di questa cattiveria. Scusate. No, allora, vediamo un po' Trinisvor 2. No, vediamo un po', ce n'è una che li becca L. Boom flash, no, solo uno. Ecco il pentagram, vai col pentagram, ok. Mamma mia, fatti fuori in 2 secondi, ottimo qui. Già stava quasi livellando a livello 33, va bene, ok. Se becchi di questo, brutti cattivoni maledetti. Sì, dai, speed up, dai, di magia. C'è questo pentagram sword, va, che mi piace tanto. Becchiamoli tutti, ok, bene così, bene così. Ma hai di attaccare pure tu? Ah, cazzo, è rimasto solo uno. Vai. Fatto fuori, bene così. E vai che è livellato, amico mio, vai così. Gajira livellato, livello 33. Grandissimo, bene. Allora qua c'è qualcosa di verde. Ok, un recovery point. Tu ci devi attaccare? Parliamo. Dice, ho talmente paura che non mi muovo. Vabbè. Ok, abbiamo ottenuto comunque un oggetto, bene. Li utilizzo medio. Ah, qua ci sono loro. Che caspia. Da dietro, mortacci tua. Vabbè, famo così, va, ok. Due beccati, ok. Due fatti fuori. Vai, Gajil, attaccate, attaccate. Vai, attacchiamo. Vai così, chain one. No, chain due. Mamma mia, pentagram sbordo. Vai, vai. Grandissimo. Col tuo grande aiuto, amico mio, grandissimo. Ok. Allora, quello ci ha attaccato dietro. Tocca farli fuori a tutti. Vabbè, fammi fuori a tutti, va, dai. Facciamo fuori sti tiri a piedi oggi. Grande Makarov pure è intervenuto prima. Mamma mia, grandissimo, grandioso. No, no. Il pentagramma come siamo messi? Cavolo. Vabbè, dai. Ok, fatti fuori. Fatti fuori tutti e tre. Grandiosi, grandiosi. Va che livellate tutti. Allora, sei rimasto solo te, amico mio. E allora, yeah, fate sotto. Allora, dice, vabbè, dobbiamo farli sicuramente fuori. Facciamoli fuori, no, pentagramma. Vai con Gajil. Grandiosi. E vai così. Bene così. Vai che ce l'ha a livellato livello 34. Grande ce l'ha. Grande ce l'ha. Bene così. Dice, penso dobbiamo fare attenzione qui intorno.
Qua non si può andare. Ok, per di qua. Andiamo a dare un'occhiata? Andiamo, dai. Pronti? Ma sì, va. Eccola qua, un agguato, cazzarola. Basta, maledetti. Dice, ci sono questi qua, sono small ones, sono piccoli. Erza, ti copro io, tranquilla. Dice, lasciami stare. Erza, sempre molto combattiva. Quanti siete? Cacci vostri. Let's go Erza, andiamo Erza. Dice, dai, copri, mi raccomando. Ma io utilizzo il pentagramma. Vai con Gacilla. Vai così. Becchiamo questi due. Cacci vostri, attacca. Grandiosa, vai Erza. Contrattacca. Oh, mortacci vostri. Vai così con Chain 2. Vai così con Finisher. E sono più tosti questi. Vai Gelal. Mamma mia, grandioso. Rimesso qualcuno in piedi? 7006 totale danno con due catene, bene. No, direi di... altre ancora. E vabbè, ho capito, però che... che caspita, quanti caspita siete? Dice, stanno ancora arrivando. Dice, sono tanti. Vabbè ragazzi, tocca farli fuori a questi, dai, coraggio. Pentagramma. Vai Gacil, grandissimo. Allora, vediamo un po'. Ma no, questi sono i miei bicchi tutti quanti. Due in fila, no, un po' tutti, no? Ecco. Vai così, con Gelal. Grandiosi. Aia, questi attaccano. E mortacci voi. Oh, oh, oh. E vai, facciamo fuori questi, va. Che caspita. Beccati questo, così. No, allora, item, sì, diciamo... cazzarola. Vai così col finisher, cara. Vai, Erza. Porca la miseria, che figata. Vai, Gerald, pure tu, vai così. Mamma mia, che attacco, ragazzi. Andate così, andate così. Grandiosi, grandiosi, ottimo. E bene così. No. Dice ancora in troppi. Dobbiamo stare attenti. Dice no, beh, dobbiamo andare avanti. Dici tu non puoi, secondo te, attaccare così. Non ce la fai ad attaccarli. Che... oh! Kagura, grandissima Kagura. Dice, you are not wrong. Dice, tu non è che abbia ragione. Kagura? Ci rimane pure Erza. Dice, ci vuoi aiutare? Dice Gerald. Dice, beh, non dice, non fate errori, io non voglio, cioè, non stai nell'errore, io non ho dimenticato, voglio solamente, semplicemente riparare il mio debito con Erza. Dice, sì, ho capito. Dice, ok, abbiamo bisogno di prendere tutti quanti allo stesso tempo. Dice, sì, dai, concordo, facciamo il nostro meglio. Ancora Pentagram Sword. Vai, becchiamoli tutti a questi. Vai così. Vai ancora così. E allora, item. Vediamo un po'. Ok, riprende un po' di vitalità. Va bene, ha persa un po'. Vai col counter. Dice
Vai, vai, finiamoli a questi. Quanti caspita sono? Miliardi, oh. Che fai, te incazzi? Ti stai incazzando? Quindi questo dovrebbe essere, il loro boss. Vabbè, fanno fuori pure il boss, dai. Coraggio. Io ti lancio il pentagramma. Vai così. Attenzione, item, small salve per il nostro amico Gelal. Vai così. E cazzarola, fate in tempo. Oh, ho fatto fuori, bene così. Era Kajil, no Gelal, mi ho sbagliato. Va bene, ok, dai che Erza ha livellato. E anche Kajil, bene così. Gelal 35, Erza, Kajil, Gelal 34. Io volevo tutti sti nomi, ragazzi, scusate, alle volte mi rincoglionisco. Dice, insomma, tutto quello che abbiamo fatto, insomma, ti ringrazio, Kagura. Dice, i ringraziamenti non sono necessari. Gelal? Miliana? Miliana, aspetta! Erza. Dice, va tutto bene, Erza. Dice no, non dobbiamo dimenticare Gelal. Ecco Miliana, dice ma perché non mi avete coperto? Lui ha ammazzato Simon. Ci ha, diciamo, bloccati nella torre. Dice io non posso dimenticarlo, io lo ucciderò. I will kill Gelal, ucciderò Gelal, cavolo. Dice no, nessuno deve cambiare le cose, nessuno. Dice tu mi hai dimenticato? Tu ti stai sbagliando. Infatti ti sta sbagliando. Ulteare. Eccola qua. Dice no, tu sei andato contro la persona sbagliata. Dice chi sei tu? Dice io sono la donna che ha manipolato Gelal. Eccola. Dice fermati Ulteare. Dice questo è il tipo di donna che hai di fronte. Dice pensi che queste cose non vadano bene, non devi pensare insomma che cosa sia giusto, dice che cosa succede? Dice no, muore importati, non era molto importante, non è più importante. Non abbiamo tempo adesso per stare a parlare di queste cose. E ci sono dei piccoli dragoni qua tutti in tutti i luoghi, in questo luogo, sparsi un po' ovunque. E dobbiamo fermarli. Tu sei un piccolo Kitty, gattino. Dice io non ho ucciso Simone, non ho costruito la torre The Tower of Heaven, la torre del paradiso. Dice vabbè, insomma, comunque se tu non sei così felice, ci vediamo più tardi. E se ne va. Dice Erza, dice sì, ma questa fa tanto la vittima. Insomma, non sa cosa sia la differenza fra il giusto e sbagliato. Dice lo so, tra noi non posso saperlo. Questo mondo è pazzo.
それでもこの世界で生きていくんだ。私たちは。Dice, ma we can do his goals. Dobbiamo andare adesso. Ok, bene così, episodio completato. Altro pezzo, bene così. Ne mancano due. Ottimo così, bene così. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata principale di questo Fairy Tail che io vi gioco su PlayStation 4 e lo videogioco in collaborazione con la Kokmina Games, che insomma che mi ha fornito il disco fisico retail di questo Fairy Tail, tanto per fare la rima. Comunque sia, questo episodio numero 61 di oggi ovviamente termina qui, sperando che vi sia piaciuto di lasciarmi più like possibili, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguite i vari social, vi ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale, Telegram, dove potete farmi anche tutte le domande sul gaming giapponese, vi risponderò nel più tempo possibile. In più, come sempre, il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere su video uscita quotidiana. E infine ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.home.blog. E allora, dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!